Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Come potrete vedere mi sto muovendo senza nemmeno muovere i piedi, perché come potrete vedere, ragazzi, ho preso l'overboard che mi è stato prestato, a fine video dirò chi me l'ha prestato. Comunque ragazzi, ora sto cercando di non cadere mentre vado sull'overboard e vi spiego tutto. Allora, vi spiego perché sto qui sopra l'overboard. E allora, una strange opening fa, o forse due strange opening, oddio, due strange opening fa, non mi ricordo, avevo fatto, oddio lì c'è sta un burrone, se ce vado sono morto. Allora, avevo fatto tipo il video, vabbè non vi dico dove, comunque nei commenti avevo detto di dire dove volevate vedere un'altra strange opening, oppure come volevate vedere la strange opening, e tra i vari commenti che avete scritto mi avete detto che volevate la strange opening sopra l'overboard. Quindi ragazzi, eccolo qua, non so se lo vedete. Comunque vi ho portato l'overboard, che non è mio, vabbè, ovviamente non potevo comprarmi un overboard per fare una strange, però vabbè, insomma niente, ho comprato questo overboard e ora posso girare così senza faticare, oppure quest'altro verso. Comunque, ora procediamo con, ovviamente adesso ho preso tutto, manca il pacchetto che ce l'ho. Allora aspetta, sta nella tasca sinistra, io però sto reggendo il telefono con la mano sinistra, quindi dovrei mettere la mano destra nella tasca sinistra. Non so se ci riesco. Ok, ce l'ho fatta. Bene, ecco qui ragazzi il pacchetto per la strange opening. Non so se lo vedete. Lo vedete? Bene. Ora andiamo nella postazione cameraman, se no altrimenti con una mano non riesco a fare tutto. Più che altro perché devo tenermi in equilibrio e soprattutto perché sto andando a 20 km/h. Ragazzi, guardate. Ok, forse no, anche di meno, però va bene. Andiamo ragazzi, che ci stanno aspettando per la ripresa. Colgo l'occasione per ringraziare le 100.000 visualizzazioni che ho raggiunto in questi 4 mesi, vabbè insomma da ottobre non so quanti mesi sono passati, perché già devo tenermi in equilibrio e parlare, quindi non riesco a fare anche il calcolo, sarebbero troppe cose insieme, non ci riesco. E ragazzi, andiamo verso la postazione che già vedo che mi sta puntando, e quindi ragazzi stiamo arrivando e partiremo subito dopo essere arrivati. 3, 2, 1. Ok ragazzi, siamo pronti per partire. Questo video qua lo metto in pausa perché tanto ora continuiamo con quell'altro. Vi faccio vedere una grande... Ho fatto 5 anni di allenamento sull'overboard ragazzi, e ora vi faccio vedere cosa so fare. Col fiatone ragazzi. Ok, andiamo con l'apertura del pacchetto ragazzi, perché se no si scarica l'overboard, e quello che mi ha prestato l'overboard ha rotto il caricabatterie, quindi non potrei caricarlo. Quindi andiamo a ringraziare Jackie e andiamo con l'apertura del pacchetto. Ecco qui abbiamo un pacchetto Sole e Luna, non so se lo vedete, aspettate, mi metto contro così vedete meglio da qua. Abbiamo questo pacchetto Sole e Luna, questo è uno degli ultimi pacchetti che ho comprato, infatti c'è la L perché me lo sono scritto in base a chi compra i pacchetti, perché come saprete c'è chi li compra, cioè li faccio comprare anche a mia sorella. Quando li compra lei ci scrivo la G perché è l'iniziale del suo nome, e quando li compro io ci scrivo la L così ricordo chi l'ha comprato. Se voi vedete che nell'inquadratura faccio tipo www è perché sto sopra l'overboard ancora. Quindi, inquadriamo un attimo l'overboard che non ve l'ho fatto vedere ragazzi, guardate quanto sono forte. Ragazzi, se volete vi do anche lezioni private di overboard, a soli 2 euro a video. No, beh ragazzi, allora torniamo al pacchetto, spero l'audio si senta. E comunque ragazzi, allora con questo video facciamo lo speciale 100.000 visualizzazioni e la strange opening sopra l'overboard, quindi ragazzi tante cose tutte insieme. So che mi sto muovendo tanto, però non sono capace di andare sull'overboard. Comunque, primo pacchetto, cioè primo, unico pacchetto che ho, andiamo ad aprirlo. Togliamo l'unica cosa che non dovevamo togliere era questa, io l'ho tolta, molto bene. Tiriamo fuori il pacchetto da Ndoro, mettiamola in tasca. Questo pacchetto di Insane War, ragazzi, ricordo che qualche video fa ho trovato la Ultra Ball, e la Ultra Ball l'ho trovata proprio in un pacchetto di Insane War, quindi destino, troveremo la Ultra Ball anche qua? Sicuramente no, però volevo fare un altro un po' di suspense. Allora, andiamo con questo pacchetto, andiamo ad aprirlo. Lo sfondo spero sia abbastanza decente, che sia anche messo a fuoco. Siete pronti ragazzi? Ok.
Non andare sulla mia faccia. Andiamo sul pacchetto. Allora, ecco. Perché non si apre, ragazzi, questo pacchetto? Oh, ce l'ho fatta. Ragazzi, si è aperto bene. E ricordo che il pacchetto della Ultra Ball si era aperto bene, ragazzi. Mamma mia. Aspettate che sto all'ombra, ecco. Non riesco a tirarle fuori. Ragazzi, sapete che il problema è che io sto tipo... Sto impiegando le mie energie, ragazzi, per tenermi in equilibrio sopra l'overboard. Quindi, vedete, mentre parlo, va indietro. Ok? Torno avanti, allora. Il pacchetto lo rompo perché... Perché non si apre. Attenzione, ragazzi. Togliamo la bustina. Mettiamola in tasca perché io non sono uno che inquina l'ambiente. Quindi, ragazzi, lasciate un like per salvaguardare la natura. Ok. Carta codice che togliamo. Facciamo il trick. Aspetta, sole. Ecco, 1, 2, 3, 4. Ragazzi, trick a 4 in sole e luna, lo sappiamo tutti. E andiamo con energia. Porca miseria, ragazzi, ho visto qualcosa. Energia. Wishy washy. Recupero di energia. Krokorok. Dupider. Eevee. Staffle. Litten. Torkoal. Dartrix reverse. Wow, Solgaleo GX, ragazzi. Solgaleo. Troppo indietro, aspettate. Solgaleo GX. Spettacolo, ragazzi, quindi ho trovato una GX in questo pacchetto, eccola qua. Aspettate che si sta girando, torna indietro. Hello darkness my old friend. Ecco qua, ragazzi, Solgaleo GX in questo strange opening, in questo speciale 100.000. Quindi ho il fiatone e spero il video vi sia piaciuto. Spero l'audio si senta perché ci sta il vento, quindi sto cercando di strillare per farmi sentire un po' meglio. E ragazzi, vi faccio vedere l'ultimo trick che so fare, ragazzi, anche da... Attenzione! Attenzione, trick riuscito! Campione del mondo! Ultimo trick, ragazzi, questo è l'ultimo, il più rischioso del mondo. Adesso farò un 360, ragazzi, in aria. Farò, girerò con che? Anzi, no, lo lascio fermo. Lascio questo fermo, salto e ci ritorno sopra. Però il problema è che qua c'ho Solgaleo GX. Quindi facciamo così: tolgo le carte e farò questa cosa, ragazzi. Se casco, muoio. Se muoio, casco. Se non casco, muoio. E se non muoio, casco. Quindi, pronti? 3. Ragazzi, allora, torno un attimo. Okay. Continua. Se casco, è colpa del proprietario, io ve lo dico, eh. Poi abbiamo una porta che si chiude intanto, quindi mettiamo la pausa, no, va bene. Pronti? Ecco il trick, eh. 1. Aspetta che va indietro. 1. 2. Se mi esce il sangue, un like, ve lo dico. Spero quasi riuscire, ragazzi, ci riprovo l'ultima volta. C'è anche uno spettatore in più, quindi ero già agitato, ragazzi. Ce la posso fare. Quasi. Ecco, ragazzi. Ultimo tentativo, 3 tentativi ci stanno sempre. Ragazzi, ultimo tentativo, se ci riesco andiamo in tendenza. No, non è vero, ragazzi. Allora, 3, 2, già bel conto, non glielo faccio, tanto sono da solo, lo decido io quando partire. Aspetta, per smagliare. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Ragazzi, la stringe non è finita nei migliori dei modi. Ho tipo un sasso lungo 3 km che è entrato dentro la mano. La vena sta scoppiando e non respiro molto bene. E... no, scherzo, ragazzi. Allora, like, subscribe, share. Ci vediamo al prossimo video, sperando di non morire prima. Al prossimo video.